Perché Ho Chi Minh? Perché il suo nome scandito in tutte le lotte? Perché questo ritrovarsi in lui di studenti e operai, dei negri d'America e dei giovani europei, dei popoli oppressi del terzo mondo e della migliore intellettualità americana? Perché il suo nome punto di riferimento dei rivoluzionari e dei democratici del mondo intero, punto di incontro del movimento operaio internazionale? Ha scritto di lui un vecchio compagno di lotte. Vi sono uomini la cui vita e l'opera sono strettamente legate ad una tappa gloriosa della storia di una nazione. Incarnando le più belle virtù nazionali, essi combattono tutta la loro vita per la libertà e la felicità del loro popolo. I loro atti e le loro parole ne traducono le aspirazioni più care e l'indomabile volontà. Il presidente Ho Chi Minh è uno di questi uomini. Ecco perché Ho Chi Minh. È nato nel 1890 in un piccolo villaggio del distretto di Nandan da una famiglia povera di letterati contadini. La sua patria era allora metà colonia, metà protettorato francese. Ai vietnamiti erano riservate le imposte, la fame, lo scherno, la violenza degli invasori. La ribellione frequente viene sempre stroncata nel sangue. Scriverà anni dopo Ho Chi Minh: il colonizzato è un animale fenomeno conosciuto col nome colonis indigenie. Come molti altri giovani vietnamiti, Ho Chi Minh decide di espatriare. Approda a Parigi, dove ritroverà in termini diversi la stessa realtà di ingiustizia e di lotta tra sfruttatori e sfruttati, oppressori e oppressi. La prima fotografia che abbiamo di lui è della polizia e lo ricorda come un giovane fragile, dal viso emaciato e lo sguardo dolcissimo, nel quale si vedeva brillare la fiamma che così spesso illumina gli occhi di coloro che sono esaltati da una idea. Quell'idea che nel 1917 diventa rivoluzione nella vecchia Russia. In principio, a spingermi a credere a Lenin era stato il patriottismo, non già il comunismo. A poco, procedendo passo passo nel corso della lotta, unendo lo studio teorico del marxismo-leninismo all'attività pratica, ero arrivato a capire che solo il socialismo e il comunismo possono liberare gli oppressi e i lavoratori del mondo intero. La rivoluzione d'ottobre crea un nuovo rapporto di forze nel mondo, determina una svolta nella storia del proletariato. Nasce la Terza Internazionale, che diventa il riscontro e la verifica per i partiti socialisti esistenti. A Tours, il Partito Socialista si scinde e nasce il Partito Comunista Francese. Ho Chi Minh è tra i delegati che votano l'adesione alla Terza Internazionale. Il suo intervento sulla questione coloniale denunciava con energia lo sfruttamento sfacciato dei suoi 20 milioni di compatrioti compiuto dall'imperialismo francese e chiedeva l'appoggio dei socialisti per gli indigeni oppressi, arrestati, massacrati, incarcerati. Fino al 1924 sono anni di duro lavoro. Concorre alla fondazione dell'Unione Intercoloniale, fonda il giornale Paria, si rivela capace organizzatore, parla con tutti, dovunque vi sia un vietnamita. Nel 1924 è al quinto congresso della Terza Internazionale a Mosca, dove prende più volte la parola sulla questione coloniale. Un testimone racconta: in mezzo a quegli uomini rotti all'azione rivoluzionaria, a quegli intellettuali esigenti,
egli portava una nota di bontà, di semplicità che avvinceva. Grande era il suo prestigio. E a quel congresso svolse una parte importantissima, più di quella di altri dirigenti asiatici famosi in quel periodo. Nel 1925 è in Cina, dirigente della Terza Internazionale. I primi bagliori della rivoluzione cinese lo trovano attore e spettatore di avvenimenti drammatici che culminano nel tradimento di Chiang Kai-shek e nel massacro della comune di Canton. Dalla Cina segue la lotta politica nella sua patria. Costituisce l'Associazione della Gioventù Rivoluzionaria del Vietnam. Prende le prime iniziative per la diffusione del marxismo. Getta le basi del primo nucleo comunista vietnamita. In quegli anni vive in Asia e nell'Unione Sovietica. Quando nel 1930 in Indocina viene costituito il movimento comunista diviso in tre tronconi, è assente. Ma è lui che tiene a Hong Kong la conferenza di unificazione che dà vita al Partito Comunista Indocinese. Sono per lui anni di studio, di riflessione, di ricognizione del terreno nazionale vietnamita. Matura con grande lucidità la convinzione che una lotta rivoluzionaria, per crescere, deve trovare le sue radici nella realtà e nella storia nazionale, in stretto intreccio con la lotta di classe internazionale. Si delinea così quella visione strategica fondata sulla consapevolezza che la questione nazionale vietnamita è la questione agraria e che la rivoluzione sarà compiuta da un blocco assai largo di forze politiche e sociali, sotto la guida del Partito del Proletariato, degli operai e dei contadini. Il suo pensiero appare non schematico, la sua ricerca originale, rivelando una vivezza politica che segna tutta la storia della rivoluzione vietnamita. Sono anni di tensione in Asia, di lotte convulse e profonde. Dall'Asia all'Europa. In Spagna, in Francia, le masse popolari sventano l'attacco fascista, danno vita ai fronti popolari. Il settimo congresso dell'Internazionale coglie i mutamenti e vara una strategia che va nella direzione della ricerca che Ho Chi Minh sta compiendo. È una nuova situazione quella che si apre nelle colonie francesi, ma Ho Chi Minh ha l'occhio rivolto ai reali rapporti di forza, al grado di coscienza delle masse vietnamite, a ciò che avviene nel mondo. Il grande rivoluzionario rivela già il grande statista, che unisce alla chiarezza degli obiettivi strategici, la rivoluzione anticoloniale, la sapienza tattica degli obiettivi intermedi. Del resto egli intuisce avvenimenti ben più drammatici. La guerra mondiale è alle porte, con i suoi grandi sconvolgimenti che muteranno il volto del mondo. Invasa la Francia dai tedeschi, il governo di Vichy apre le porte dell'Indocina ai giapponesi. La lotta diventa ormai duplice. Via dal Vietnam i fascisti giapponesi e i colonialisti francesi. Nel febbraio del 1941, dopo decenni d'esilio, Ho Chi Minh è di ritorno nel suo paese.
Pochi mesi dopo fonda il leggendario Viet Minh, arma i primi distaccamenti della guerriglia, getta le basi della guerra di popolo contro il nemico. Lotta politica e lotta armata, avanguardie e masse, rivoluzione nazionale e rivoluzione sociale, sentimento nazionale e internazionalismo si fondono in una lotta esaltante. È un esercito di contadini quello che combatte. Ma sono questi contadini che conquistano l'indipendenza, fondano la Repubblica, liberano il 19 agosto 1945 Hanoi e instaurano il potere rivoluzionario. Alla festa di popolo di Hanoi fa riscontro la vittoria sul nazifascismo nel mondo. Ma il potere rivoluzionario è appeso ad un capello, come dice lo stesso Ho Chi Minh. Francesi, americani, inglesi non vogliono il Vietnam indipendente e sbarcano in forze nella penisola. Ho Chi Minh sente che non è il momento della lotta. Sceglie la via delle trattative e va a Parigi a battersi intorno a una tavola come ha saputo farlo con il fucile in mano. Solo la sua grande autorità convince il partito e il popolo che la rivoluzione non è un cammino facile, lineare, che ci sono momenti di avanzata e di ritirata. Nel 1946 i francesi tradiscono tutti gli impegni presi. Adesso è il momento favorevole e Ho Chi Minh lo coglie. Compatrioti, per amore della pace noi abbiamo fatto delle concessioni, ma più ne facevamo, più i colonialisti francesi ne approfittavano per calpestare i nostri diritti. La loro palese intenzione è quella di riconquistare ad ogni costo il nostro paese. No, piuttosto sacrificare tutto che perdere l'indipendenza, che ricadere nella servitù. Compatrioti in piedi, che tutti i vietnamiti, uomini e donne, giovani e vecchi, senza distinzione di religione, di partito, di nazionalità, si levino per combattere i colonialisti francesi, per salvare la patria. Combattete con tutti i mezzi di cui disponete. Chi ha un fucile, usi il fucile. Chi ha una spada, usi la spada. E se non si ha la spada, si prendano le zappe, le vanghe, i bastoni. Dobbiamo sacrificare fino all'ultima goccia del nostro sangue. Dovessimo anche subire le più dure privazioni e le peggiori sofferenze, siamo pronti ad ogni sacrificio. Questo volantino in arabo è rivolto alle truppe marocchine e algerine costrette a battersi con i francesi. In esso è scritto: lottiamo anche per voi. E marocchini e algerini non rimarranno insensibili all'appello internazionalista. Il punto di arrivo di questa lotta fatta dal popolo per il popolo furono la sconfitta della Francia, Dien Bien Phu e gli accordi di Ginevra. Aveva scritto Ho Chi Minh in una delle poesie composte negli anni della prigionia: il palazzo di ogni vittoria si costruisce sul popolo intero. Adesso un popolo intero aveva costruito il suo palazzo. Dietro vi erano lutti e rovine, un Vietnam ancora diviso, la minaccia incombente dell'imperialismo americano. Ho Chi Minh lo sapeva, ma guardava con fiducia all'avvenire. La fiducia nella forza e nell'intelligenza del popolo. Aveva 64 anni, ma chi lo vide in quei giorni di festa scrive: era ringiovanito di 10 anni. Se ne stava lì sorridendo. Il ritratto della bonarietà, uno splendore di salute e di vitalità.
Aveva cercato più di ogni altra cosa la pace, la libertà e la felicità per il suo popolo, attraverso una lunga e dura lotta rivoluzionaria. E ora un nuovo giorno era cominciato. Il giorno della costruzione del socialismo nel Vietnam. E lui vi si misurava con la stessa passione, lo stesso amore, la stessa semplicità, la stessa calda umanità di più di 30 anni di lotta rivoluzionaria. Ai suoi compagni allora scriveva: ricordiamoci che ogni uomo ha le sue qualità e i suoi difetti. Profittiamo delle qualità. Aiutiamo a correggere i difetti. Cerchiamo di essere come l'operaio che lavora il legno. Per l'abile artigiano, ogni pezzo di legno è utilizzabile, grande o piccolo, dritto o curvo. E lui stesso dava per primo l'esempio della modestia di ogni rivoluzionario, della sua intransigente moralità, della sua totale devozione alla causa del popolo. Un popolo che lo chiamava affettuosamente Zio. Andava verso nuove prove, nuovi sacrifici, nuovi eroismi, in una lotta senza quartiere contro l'imperialismo. E Ho Chi Minh, ormai settantenne, continuò a lottare indomito. Ho Chi Minh, un popolo, il Vietnam, la sua storia. Il simbolo dello scontro tra il passato e l'avvenire, l'imperialismo e il socialismo, la ragione dell'uomo e l'irrazionalità del capitalismo, l'oppresso e l'oppressore, la rivoluzione in difesa della civiltà e la reazione in preda alla barbarie. Il simbolo dell'unità di tutte le forze antiimperialiste, dall'URSS alla Cina, dall'Europa all'America, contro l'aggressione brutale dell'imperialismo americano. Di lui resta una delle più alte lezioni leniniste e umane del nostro tempo. Jamais nous subjetterons.
sopravvivano i nostri fiumi, le nostre montagne, i nostri uomini. Dopo la vittoria sull'aggressione americana, costruiremo il nostro paese più bello di oggi. Nonostante difficoltà e privazioni, il nostro popolo vincerà. Gli americani dovranno andarsene e la nostra patria sarà riunificata. Il nostro paese avrà l'insigne onore di essere una piccola nazione che ha vinto in una lotta eroica due grandi potenze imperialiste, la Francia e gli Stati Uniti, dando un degno contributo al movimento di liberazione nazionale e alla causa della rivoluzione mondiale. Io lascio il mio amore senza fine all'intero popolo, all'intero partito, a tutto l'esercito, a tutti i miei nipoti, i giovani, le ragazze, i pionieri. Sono le sue ultime parole. Il mondo non le dimenticherà. Jamais fait autre chose que des farines.